Almeno questo è il mio pensiero. Sarà lei decidere. Continuando ormai il viaggio, ormai siamo praticamente quasi arrivati. Vedete Nadia che tira bruscamente le redini per fermare le renne che stavano guidando il carro e vi informa che questo è il villaggio. Ci sono avvicinati ormai al villaggio di Elspin. E mentre voi vi affacciate per vedere il villaggio, notate una casa che è abbastanza distante da tutto il resto perché è un villaggio molto sparso. Vedete per terra, vedete un po' di chiazze rosse e il fumo veniva dalla ciminiera di questa casa e la porta completamente spalancata. Dannazione, ancora casini. Andate a vedere? Direi Andiamo. di sì. Sì. Ok. Direi andiamo a vedere con le armi in mano. Sì. Ok. Nel momento in cui vi affacciate, da un corpo, ok, di un umano per terra tra il sangue, e dall'altra parte della casa un'umana che sta tenendo i suoi due bambini completamente terrorizzata. Ok, io dico a Caleb, al paladino, e Thorin, giusto? Sì. Il nome del paladino? Ok, a Caleb e Thorin di andare dalla donna con i bambini per rassicurarla e vederla come sta, perché se ci parlo io probabilmente le faccio star peggio. E vedo il corpo, da quanto, se riesco a capire, da quanto è morto. E effettivamente che Ok, anima quindi l'ha aspetta, chi sta preso? entrando? Chi entra dentro casa? Il paladino? Ok. Io, Ok. Ok, allora voi due. Turion e Lallis. No, Lallis non entra O in. no? Lallis Ah, rimane non sul entri. corpo. Anche Ada rimane a guardare il corpo. Ok. Thorin, che fai? Io resto con loro, visto che ha detto di andare al paladino e al Ok. bardo là fuori. Allora, paladino e bardo, quindi porca miseria, Turion e Caleb, appena entrate vedete che alla sinistra del paladino, che alla vostra sinistra, chi entra prima, non so, paladino o bardo. Sì, vabbè. Entra il bardo perché è più veloce alla fine. Ma Fa sì. 30, fa 30 piedi di camminata, fa un mezzo metro di più. Quindi Esatto. appena entrate voi vi girate, vedete a sinistra. Poi è alto, c'ha Sì, la sì. falcata Appena vi girate, grande. vedete a sinistra di voi, quindi mentre siete tut entrati tutti e due, alla vostra sinistra vedete, diciamo all'altezza Turion, quindi Turion lo guarda praticamente negli occhi, vedete Ok. un elfo, ok? Una creatura simile a un elfo. È molto più bassa del normale, molto, molto più bassa. Vedete praticamente che con questo che c'ha il pugnale completamente sporco di sangue che si sta avvicinando verso la donna. E di conseguenza l'Anlis capisce che il corpo è ancora caldo, quindi è morto adesso. Mentre vedete l'incisione alla gola. Che bello. Ah, quindi è stato proprio un assassino in pratica. Non dei più puliti perché comunque Innanzitutto c'ha sì. altri fori, però quello che l'ha ucciso è stato proprio il colpo alla gola. Considera Che che intanto non vi ha ancora visto, quindi avete un attacco di sorpresa. Ah, bene, bene. È un posto. Bene, Quindi voi due che fate? Considerate che Turion è praticamente davanti alla porta, quindi Turion blocca l'entrata agli altri e lui ce l'ha. E Caleb ce l'ha proprio di fianco e tu non ce l'ha poco poco avanti. oddio, Vabbè, mi blocca. è alto un metro e Ce la possiamo mezzo. passare. No, no, ma possiamo passare Gli alleati possono invadere. Sì, lo so. gli alleati ti possono far passare. Semplicemente non puoi Lo so. cliccare perché a meno che non hai Lo so. equipaggiamento apposito. Però comunque voi che state chinati Io non lo vedete mica, perché comunque chinati c'è cioè un no, noi non lo vediamo. Però nel momento che vedo che è stato assassinato,
mi metto allerta perché può essere, perché l'assassino può essere ancora in giro. Effettivamente, se ancora è caldo, vuol dire che è stato adesso. Quindi Io diciamo, comincio a inizio guardarmi a intorno. sollevare pietre e guardarmi intorno. Anche Ada fa lo Se mi stesso, però spinge. semplicemente stringe i pugni e comincia a guardarsi in giro. E aguzza i sensi. Stringe i pugni, c'hai i pugni nelle mani. Minchia, se c'hai i pugni nelle mani. Madonna. Se mi prendo. Ma con la BP posso mettere quella cosa che colpisce a 3 metri di distanza? Col pugno. Il Madò, pugno di Mazinga Z. il Sì. sharding. Yes. I pugni nelle mani, Giant. le lancio pure, stile Inazuma Eleven. Mano del gigante! Bam! Madonna, bellissimo, bellissimo. Meraviglioso. Sì, Sempre sì, meglio. Ha un che di poetico. Sempre più sì. qualità. Comunque dicevamo, allora quindi voi due che siete dentro, che cosa fate? Io lo Considera che sfrecerei. è vicino a te. Mi sembra una buona idea. E anche alla sprovvista. Quindi non ti causa attacco di Esatto. opportunità appena carichi la freccia. Ah, Sì, tiepido. è presente appena entrate la porta. Ah, merda. Appoggio davanti a lei. Non me ne frega niente, lo vedo, lo sfreccio. Sto stronzo. A questo punto lanciagli un dardo. Ma Sì, una bella freccia con dardo in fuoco. Con dardo raggiovente. La Madonna. Ok, e minchia, Minchia. colpisci. Di me Sì. che l'ho preso. Minchia, per uno Questo è vero, dei. questo è più rosicante. Comunque sì, lo colpisci. Ok, fai 4 di 6 di danni, adesso maxa E tutto. Col martello c'è il piccolo. Ok. Ah, minchia, ma. Minchia, ragazzi, ma. Ho fatto male. Ammaestrato con. Minchia, sì? Madonna, 18 danni a fuoco. E gli brucio bene le chiappe, a quanto Sì, e pare. non solo le chiappe. Funzionato. Poi, Turion. Bene, esattamente quello che volevo. Se tu Io? considera che lui ha sentito la freccia, ha cominciato a prendere fuoco, non sta ancora capendo cosa sia successo. Quindi tocca a Turion. Vabbè, mi ci avvicino, mi tiro la martellata giusto per fare occhio alla talpa. Ma scusa, ma sei già lì, quindi non ti Infatti. riesci ad avvicinare. Ero leggermente un pochettino più indietro, mi Sì, vedi? ma è comunque la linea di portata. Cioè, siete tutti e due, ci avete tutte e A due le posto. spalle. Se no facevi il passo Allora, da un metro e mezzo. completo di martello, tanto per scaramanzia. Giusto. Puoi fare anche il legame divino, se Sprecare un legame E divino c'hai per un ragione. E critico. c'hai ragione. Ah, avessi. Per Sprecare un. poco non è confermato. No. Notato. Non so perché le false speranze del critico Se. confermato che non è Vabbè, hai fatto tutti e due, confermato. no? Gli attacchi. Ok, Sì, tutti e due. prendete. Cazzo, c'ha più di 24 di classe armatura sto quel tizio lì. Master, ma sei sicuro? Perché è colta la Ah, già, sprovvista, eh? giusto. No, ok, allora sì. Allora si colpisce. Fa colpo critico. Quindi tu, con sadismo proprio, lo martelli fino a che non lo pianti nel terreno. Hai fatto un altro. Anche tu hai fatto un'altra volta. Hai fatto il patè. Patè di elfo per terra, praticamente. Fatto il patè. Patè di No, Con 34 riusciva a prenderlo, mi fa sto guardando il strano. critico. Non lo so, però, se vuoi, se ti conviene metterlo lì a quel punto. Perché Vabbè, considera che comunque minchia. c'è, l'avete scaldato, poi tu l'hai pestato bene bene, quindi è bello Che cotto. bello con la descrizione, capito? Si è Sì, estratto di sì. elfo, No, praticamente. vabbè, questo no, però una bella fettina è venuta fuori. L'avete Qua, lì, perfetto. schiacciato, niente, quello che trovate. A terra, lascia il coltello. Destrezza, La famiglia, là dentro, la madre con i due bambini, sta ancora tremando dalla situazione. tattica. Welcome to Gerusalemme 2.0. Dopo il trauma iniziale, la donna vi ringrazia e vi dice, si presenta e quindi si chiama Maret Traskin e praticamente quando lei era giovane un satiro di passaggio l'ha sedotta e lei l'ha lasciata con un bambino. E ormai Interessante. è E una dove va? farla, sì. Quindi
Lei è stata ostracizzata dal resto del villaggio e è lasciata vivere qui, lontana dal resto. E il figlio decide quindi di andarsene. Ha deciso. Miseria, oh, arrivata a mezzanotte, iniziamo a sfarfallare con le parole. È normale. Il figlio, raggiunta la mezz'età, sì, la mezz'età, se dico, la pubertà. Eh sì, perché ho letto qua, da una parte ho detto Alf e dall'altra mi sono un attimo impappenato. Cresce Sì. molto in fretta, mi pareva ieri. Un po' troppo, magari. Male io in fretta. Comunque, Garen capisce di essere lui la causa del fatto che vive, che la madre è stata lasciata ai margini del villaggio e quindi scappa via di casa. Dopo alcuni anni si è sposata con quel buon tagliaboschi che ora giace per terra morto, chiamato Bornwald, e ha avuto i due bambini. Dice che si sono presentati Garen, suo figlio satiro, con due creature. Uno è lui, quello che è diventato ormai una poltiglia per terra, che ha detto. Il pure Sì, per che terra. dice di chiamarsi Farnip. È una creatura completamente composta da rami, che non ha capito come si chiama. Però erano con Garen e le avevano chiesto di ucciderci tutti. Garen però è stato rinchiuso da qualche parte. È stato rinchiuso in Barn, che significava aia. È stato rinchiuso Granaio. in quel granaio abbandonato e lui ha deciso di. E ha ucciso mio marito. Sì, granaio. Ma fammi capire, quindi tuo figlio è tornato con altri Per ucciderli. Ma perché? Erano più che altro loro che gli stavano dicendo di ucciderlo. Infatti. Ma perché? Cioè, non capisco perché è tornato. Potremmo chiederlo a lui. Si consideri che Dopo aver fargli un culo. quanto il granaio No, lui l'hanno eh. imprigionato. Sì, lui loro l'hanno chiuso nel granaio. Sì, ci sono, scusate, non Ah, capisco più ecco. un cazzo. Perdonate, capisco metà, scusate. Scusate. Ci sta. Ok. Quindi dobbiamo andare a liberarlo. Sì. Considera che quello ormai è lì per terra, che non può nemmeno respirare, quindi non so se puoi estrarre Ah, domande. vabbè, sì. No, no, ok, quello. Mi scusi, lo Oh, picchietto con un bastoncino. effettivamente dovevamo tenerla in vita. Vabbè. Il paladino però c'ha la mazza facile, i danni non letali bisogna dirglielo di farli. Se consideri che nel suo credo non esiste la pietà e chi fa atti di vergogna Ma ci sta, ci e sta. Lo impietosi, direi. so, però magari cioè, vabbè. la pietà adesso per poi essere impietoso dopo con più Beh, persone. anch'io mi sono fatto trasportare un pochino, gli ho dato fuoco. Beh, Però io non ho saggezza, quindi sono giustificato. Beh, voi non si sa proprio dove potremmo 8 trovare. di saggio, sono Dove potremmo giustificatissimo. trovare il mezzo lì, il Groot. Il mezzo satiro. Groot. Lei ti indica il granaio poco distante da lì. Appena Ok, diamo fuoco anche noi. No, ci diamo fuoco. No, 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 scusate. Ok, allora se sono nel granaio bisogna andare. Prepariamoci. Mi raccomando, lasciamoli in vita questa volta perché abbiamo bisogno di risposte. Ragazzi, solo una cosa, una proposta. Ma vogliamo fare la parte nel granaio la prossima volta? Se fai la parte del granaio, questa è la parte finale di questa parte. Questa è la fine della situazione. C'è la situazione D, Sorry. ok? Cioè la D è praticamente la fine. Cioè, se voi finiamo giusto questa parte, poi possiamo fermarci. Ok.
Va bene. Fuori dalle voci sentite delle urla. Urla di disperazione da una parte, dall'altra di star zitto, altrimenti succederà di peggio. Però una voce un pochino strana, non riuscire proprio a... Sì, è Groot. Cioè, ovviamente, no, riuscire a distinguere le parole, ma parla come se non avesse una bocca normale. Ok. Altro raggio rovente. Il granaio non mi sembra una grande La idea. donna, no, la donna da ragionamento è facile. Sì. Ti Ok, va quindi... bene che non ho un picchione. Sto giro. Niente, spostate piano piano la porta, vi affacciate e vedete che sta Garen legato a uno dei pali del granaio che sta venendo picchiato da Groot praticamente. Sta venendo preso. Però la parte Bruttissimo. divertente è il fatto che questo è alto tipo mezzo metro. Quindi vedete tipo che questo qua salta e dà i cazzotti al satiro. Quindi salta, e vedete che il satiro è bello pieno di lividi, eh. Madonna, è cattivissimo. Come dicono a Milano, Piccinin brutto è cattivo. E vabbè, bisogna insegnargli l'educazione però. Raggio Niente, voi rovente. vi affacciate. Martellata Poi Ada divina. si affaccia fa. Padellata divina è un Vedete Ada. must. Ah, ma Il crocifisso vedete cosmico. quell'alberello, quanto è agile. Non gli possiamo dar fuoco in un granaio? È quello il punto. Vado a prendere l'ascia. Per coltivazione di erba più quella esce No, così. vedi. Ada può fare danno tagliente anche con le mani nude, quindi va tranquilla. Quindi che facciamo? Attacchiamo l'aguzzino? Sì. Attacchiamo o facciamo scoppiare? Sono due le cose. La seconda che hai detto. A posto. Ada dice: entriamoci furtivi perché quel fauno non è proprio un mingherlino, vedete? Che il fauno è alto e spesso quanto Ada, quindi il fatto che stia prendendo schiaffi da quel tipo non è proprio il massimo della. In effetti, Inizia a va capire bene. più forte, c'è qualcosa che non va. Facciamo la stealth. Sì, Sì, certo, io ci facciamo la riuscirò. stealth. Tirate di furtività. Vedete Lo sapevo, il paladino? Io io non mi abbasso a fare. non mi abbasso. Punto. Visto? Anche perché più di così non può. Anche il mio dado l'ha detto, io non mi abbasso. Madonna. Ok, praticamente la scelta è Turion entra o rimane fuori. E fai la cattiviera da guardia, va bene, Allora, dai. Tu mi dici, sono qui. Se vogliamo prenderlo di sorpresa, direi che Turon rimane fuori per adesso ed è Sì. pronto a intervenire dopo. Nano sorpresa. Sfondo la porta di nuovo. Beh, quando gli siamo alle spalle, tu entri, lo distrai e noi ci mettiamo addosso. Drac, lo faccio volare. Ok. Lo spiaccica per terra come ha fatto con l'altro. L'altezza non L'idea, conta. beh, in Cioè, effetti l'idea è quella, quindi va bene. le dimensioni non contano, basta avere un martello. Esatto. Davanti al martello Ok, sono tutti uguali. allora. Sotto il martello soprattutto. Quindi entriamo in quattro, quindi immagino che ci mettiamo in condizioni di accerchiarlo, però senza farci Sì. vedere. Quindi abbiamo tutti attacco di opportunità su di lui. Quindi attacco d'opportunità. Ah, e Lanlis nota che. Non è attacco d'opportunità. Nota che Garen un bel po' di cazzotti li ha presi da quando è iniziato tutto. Quindi sono almeno 5 minuti buoni che prende Messo cazzotti. male. Non dico morente, ma c'ha. Non è C'ha la faccia messo che sembra il bene. È trucialato. messo male. È messo male. Dopo ci devo buttare qualche impacco. Ok, quindi. Se andiamo per. Sto per dire, per gli attacchi vediamo chi va per primo oppure diamo iniziativa. Tanto è andato lo stesso. Se vuoi. Sì, vabbè, basta che Sì, non mi infatti. colpisci.
Si becca comunque due cazzotti che vedete tutti i rami che tremano. E proprio si ferma dal dare a cazzotti a Garen e si gira verso di me. Qui gli faccio male. Sì. Ok, tocca a Caleb. Stava O all'Analyst. 103.5 colpo. Io vabbè, gli ho fatto quell'attacco lì già da prima. Ok. Oh, Anche il tuo sì, colpisce, anche tu l'ho tirato. infilzi. Tipo, infilzi i Sì, rametti. non sono. Poi, Caleb. Non sono i danni che fai tu di sicuro. Io sfreccio. Tu ad esempio non ti devi Infatti, lei muovere. No. E chi si praticamente è muove? entrata nella porta, Io. è entrata attraverso la porta e pace, è rimasta lì. Madonna, per favore, fai l'altro attacco. Perché questo è fallito. Male pure. E Male. l'altro è andato bene invece. Ok. L'altro è L'altro andato bene. Ok. A meno uno. Minchia, 11 danni. Praticamente le frecce lo Ok. trapassano da parte a parte. Vedete che ormai le frecce sono fuse con lui. Parte integrante dei Sì, rametti. infatti. Altro legno! Stay. Legno con legno. Ma poi che cazzo di razza è questo coso che non ho tirato? Vabbè, tocca a Thorin. Sta a me. Razza dei Groot Tocca a malvagi. Thorin. Devo tirare conoscenze, mi sono scordato. Sto entro 9 Sì. Ha metri, no? detto di tenerlo vivo, considera, eh. Tenerlo in vita? Sì. Ok. Dobbiamo Va interrogarlo. bene. Chi lo manda? Che cazzo Io vogliono? posso. In teoria conta come un attacco da arma. Posso fare non letale? Col bar. Col. Se il bar, il blast. Oddio, è un'ondata fisica in teoria, sì. Earth Blast, Empowered, Entangling, danni non letali. Madonna, pure rimanere sul posto, bastardo. 2 di 6 di 4. Non colpisci. No, non No. colpisci. 1 di dado. Sì, Lui infatti, poi. vede prima che la terra si sta alzando sotto i piedi e si sposta velocemente, quasi evidentemente che scende la terra e risale da un'altra parte. Non vedo tutto sto bordello, quando è che posso entrare dalla porta? Diciamo, adesso tu rinvedi tipo un masso che ti Sì. arriva di fianco. Quello è il segnale per entrare. Tira di iniziativa. Entra. Forse è il momento. No, ha già No, tirato. non ha tirato. Non ha tirato. Oh, ma ho per Quel 3 bacco. era No, sto per di tirare. stealth. E infatti, Sto eccolo qua, tirando. 12. Vabbè, dai, dopo Dove arrivate tiro. la chiavetta c'è posta per Ok. Dai, subito dopo. Posto. Sì. Come? Perché inizia... No, però oddio, questo era il round completo, quindi adesso devi ricominciare da capo. Ah, Adesso? Cioè, sì, adesso c'è il turno A normale. posto. E Ada va a fare il KO. Tocca ad E io so di Akeli. salvarlo. E ti Dai, sta facendo il tocca. KO! Bravissimo. Eh sì, certo. Ti bacerei se non fosse che. Bacerei se non fosse che mi fai schifo. Cosa? No, vabbè, adesso. Sì, però se non attacco Schifo, no. No, adesso. colpisce, quindi deve passare un tiro di salvezza su tempra. Devi prendere come il KO Sì, che c'è scritto in infatti, alto. perché devo fare l'attacco, non ho mai scritto niente. DC 10 più metà del livello, quindi 13 più destrezza 18. Ok. Chiamo un overdrive. 11 e tempraccia fort 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 più 3 14 non passa. Boom, a terra dall'altra parte da cui è stato ricevuto il pugno. Ada che sta a fare, ah, schifosi legni una scheggia nella mano. Che bello, domani è 3-9. Aia! Domani è Dai che 3-9, dopo vai. di 50 te la tolgo. Usa ancora ferite pesanti.
Che cura ferite pesanti? Io non ce l'ho cura Ah, ferite. deve prendere anche un D6. Faccio Ah cura no, ferite vediamo per quanto leggere. tempo rimane svenuto. 6 round. No, 2 6 giorni. round, quindi Ah, sono ok. 6 per 6. Ok. No, 6, un round è 6 secondi, no? Vai tra 10. Ok. Sì. Un round e 6 secondi, quindi Ok. sono 36 Quindi secondi. stacca un po' adesso per un po'. Va bene, nel momento che stacca KO, lo leghiamo a una trave del posto. Le slegate Garen, lo leghiamo. Considera Seguiamo il tipo. che la corda di Ada non c'è più perché è stata distrutta dal lupo. Vabbè. Lo so, vabbè, usiamo la Vediamo. corda del tipo. No, ma c'è Sleg una e poi le opzione. legate lui all'altezza calcio. Altezza calcio. Sì. Ok. Quindi